10.000 per gli organizzatori le persone che quest'anno hanno visitato i mercatini di Natale valtellinesi di Scena dal Bosaggio lo scorso fine settimana. Una due giorni intensa e ricca di iniziative speciali. Adulti, bambini e ragazzi valtellinesi e valchiavennaschi, ma anche molti turisti provenienti da fuori provincia, si sono immersi nell'atmosfera natalizia ricreata nel paese orobico. Uno scenario unico in una delle zone antiche della località. Nella magnifica corte del Castello Paribelli, in particolare, grande successo per la rappresentazione della Natività con Bue Asinello e Re Magi a Cammello. Tra le tante novità quest'anno anche il concorso della miglior pallina natalizia che ha visto premiare la bambina Giugni Matilde. Siamo oramai in chiusura di questa 7ª edizione dei mercatini di Natale di Albosaggia e già il nostro impegno in questo senso non vorrà terminare qui, ma siamo già pronti per l'8ª edizione e stiamo pensando a nuove e originali iniziative perché possano continuamente arricchire il nostro paese. Bancarelle con prodotti enogastronomici artigianali, ma anche idee regalo per Natale, tanta musica tradizionale e non solo, equilibristi, zampognari e lo spettacolo pirotecnico. La Fondazione Albosaggio anche quest'anno ha pensato proprio a tutto per poter accogliere al meglio i visitatori. Grande successo anche quest'anno per tutti gli eventi che abbiamo organizzato, i concerti dei vari gruppi musicali, i Junky Groove, i Gianco, il coro gospel, fantastico anche quest'anno, e tutti gli eventi per i bambini, i giocolieri con i fuochi d'artificio alla sera, la Maddalena l'illusionista e tutto il contorno che ha reso veramente magica questa manifestazione. Più di tutti gli altri anni, la presenza di gente, veramente tantissima, non ce ne aspettavamo così tanta. Speriamo che l'anno prossimo vada bene così e che migliori sempre di più. Come da tradizione poi l'amministrazione comunale ha voluto premiare la donna dell'anno, il riconoscimento alla cittadina di Albosaggio che più si è distinta in ambito socioculturale è andato ad Anna Maria Gherardi, 61 anni, pensionata, maestra all'asilo parrocchiale, infermiera professionale, volontaria della Croce Rossa Italiana, della biblioteca e del gruppo Aiuto in Ruanda. Siamo contentissimi, io devo ringraziare soprattutto il grande numero degli espositori, più di 100, devo ringraziare tutti i nostri sponsor, devo ringraziare soprattutto quelli che hanno lavorato e i volontari alpini.